Allora, questo video parleremo di... Questa è la neve che si sta sciogliendo, il rumore della neve, che in realtà sarebbe meglio della mia voce, però a quanto pare c'è bisogno di lavorare di nuovo qua, che non è chiaro a quanto pare. Allora, questa volta parleremo di un altro mio eroe, che è questo qua. Quindi stiamo parlando, questa, come ho detto altre volte, questa è la banda dei miei eroi, ragazzi. Questi sono i punitori della pecora. Io vorrei punire da me la pecora, però non ci riesco. Un po' come facciamo tutti noi, delego a qualcun altro il lavoro sporco. E ci pensano loro, ci pensano a punire la pecora. Come ho detto, sarebbe stato bello sentire solo i rumori della neve che si sta sciogliendo con gli uccellini, ma purtroppo, e in questo caso siamo veramente a livelli, cioè io questa qua, ragazzi, la vedo qui, dovremmo debunkare, più che debunkare, ragazzi, io devo, questo è un video così di ammirazione a questa persona, che non so, hai presente quando qualcuno riesce a fare un gioco di prestigio talmente, dice, amico, come cazzo fa? È talmente ovvio, no? Eppure c'è chi dice, caspita, vedi, è bellissimo, no? E per me così. Allora, prima di iniziare, io, perché ho detto, siccome smascherare questa qua, debunkare, come dice qualcuno, sarebbe troppo banale, diciamo, no? Che qui siamo a livelli di Trump, eccetera, eccetera. Quindi stiamo parlando di questa persona qua, e prima di iniziare volevo dire una cosa al volo. Allora, praticamente una persona, che adesso non voglio dire chi è per rispetto, mi ha fatto una domanda ieri, mi ha detto, ma scusa Marcello, ma tu dici che noi siamo dei ratti, ma scusa, ma non stai diminuendo un po' l'essere umano? Non sei un po' troppo pessimistico a vederla così? E perché fai questi video dove chi si salva secondo te, scusa? E quindi questa è la risposta, perché anche il canale Telegram si chiama Labrats, Topi del Laboratorio. Quindi cerco di farla breve, perché veramente non c'ho più pazienza ormai di fare questi video. E molta gente piace seguire questa gente qua, piace sentire queste... Vediamo se Firefox riesce a, con un'altra scheda, perché adesso sentiremo altre sue perle. Vediamo se riesce a leggere PSD. PSD? No, non ci riesce. Vabbè, farò così. Lo aprirò con... Però non vorrei... C'è ancora, sì. Anteprima. Questa gente, io la vedo... Effettivamente questo rumore di neve che si sta sciogliendo comincia a diventare un po'... Però, vabbè... Ma è il mix tra il rumore delle gocce, delle goccioline, e me che diventa noioso, perché se senti solo le goccioline non è male. Che bello il silenzio, però ci tocca parlare. Qualcuno ci ha invitato a debunkare questo personaggio qua, ma quando ho visto che questo personaggio addirittura parla bene di Draghi e di Trump, all'inizio mi sono cascati i coglioni, poi ho detto vabbè, facciamo questo minimo sforzo. Anche perché loro, come ho detto, sono i miei eroi, questi punitori di pecora. Però siccome durante il nostro cammino siamo stati tutti pecora, vabbè, senza che andiamo... Quindi abbiamo sentito dei pezzi di questa, e ecco, devo rispondere a questa domanda. Quindi, dicevo, questa persona ieri mi ha fatto questa domanda. Mi ha detto, ma scusa Marcel, ma è possibile che... Cioè, no, l'uomo è... Non pensi che l'uomo ha il potere di fare questo, di volare, di fare... Che cazzo, sto esagerando un po', eh? E io ho detto, sì,
tutti questi Malanga e tutti questi Horus, Ultra Horus, tutte queste opposizioni non trovate, ti possono dire tante belle cose, ma la realtà è che noi nel 2020-2021 siamo stati chiusi in casa. Non so se vi, non so come. Io pensavo che dopo il 2020 il mio lavoro sarebbe stato facile. Infatti dicevo in un video, quando ho fatto la serie che stava a Roma, ero appena finito il cammino, è iniziato il coglione, e ero contento, perché mi dicevo mentre facevo il video, adesso capite che tutto quello che dicevo prima del coglione era tutto vero, perché capivi, insomma, una volta che spulci un po' le cose capisci dove sta andando questo mondo, no? Che il... nessuno si aspettava il coglione ovviamente, ma più o meno sapevamo che quella era la direzione, però non sapevamo che sarebbe stata così presto la cosa. E capito, era tutto, dicevo, adesso mi darete ragione, no? E invece c'è ancora gente che dopo il 2020 ancora sogna, e ed è abbastanza ridicolo per me, cioè dopo quello che si è visto nel 2020, dove tu praticamente sei veramente un topo da laboratorio, e non averlo chiaro ancora questo concetto qua. Ok, tu mi dirai, e quindi questa persona mi diceva, senza che facciamo nome, ma allora cosa, non è che mi diceva cosa bisogna fare, no? Ma io gli dicevo, tu devi dare questo colpo alla gente, perché non puoi accarezzarla, continuare a accarezzarla dopo quello che abbiamo visto nel 2020. Cioè, il 2020, ragazzi, è talmente orribile quello che è successo, che secondo me nemmeno durante la fine in Germania, non diciamo nomi strani perché YouTube è abbastanza, certe persone li fa parlare, non si sa come, hanno un sacco di visualizzazioni, ma se lo dico io certe cose magari, però quella persona con la H, no? Quando l'hanno messo al potere, no? E secondo me quello che è successo nel 2021-2020 è ancora peggio, perché la gente, pur di andare avanti con il sistema, ha preferito addirittura mettersi nel corpo una cosa. Quindi figuriamoci in che cavolo, non diciamo nemmeno parolacce perché altrimenti YouTube mi dice che, anche se ci sono i zombie che potrebbero riportare il video perché sto parlando male del loro eroe, ovviamente. E qual è il problema, qual è, ragazzi? Cioè la realtà vera è questa, che tu ti trovi in una prigione. Quindi una volta appurato che ti trovi in una prigione, perché l'abbiamo visto nel 2020 che siamo in una prigione, è molto chiaro, no? Cosa faresti tu? Se tu sei in una prigione e devi uscire da questa prigione, no? Perché vuoi, hai in mente tante cose, sai che l'uomo ha potenzialità di fare questo, quell'altro, ma lì in prigione non te lo lasciano fare, perché non sei libero. Io ti faccio questa domanda a te, penso che ci arrivi anche tu da solo. Cosa faresti tu? Quale sarebbe il tuo obiettivo? Visto che ti trovi in una prigione, non è che puoi fare tante cose, tante belle cose che dicono tutti questi Apollidi e questi, e Trump, e questi qua che arresteranno, faranno, tutti questi, bellissime cose a parola, ma la pratica è che tu non puoi neanche mangiare, non puoi neanche uscire di casa se non hai, se non ti copri. Non diciamo molto, non usiamo parole perché sennò questo. Quindi questa è la realtà. Quindi ora vedremo anche il compito di questa persona qua, è di tenervi buoni con intrattenimento, con sogni. E perché quindi la gente preferisce sentire i sogni piuttosto che la realtà? Perché la realtà è che noi siamo in una prigione, ragazzi, siamo impotenti di fare niente. E il 2020 ce l'ha fatto vedere, no? E quindi che facciamo? Preferiamo questi gruppi qua che hanno migliaia di followers, e come il gruppo su Telegram, c'è un gruppo di questa certa Valeria Gentili che ha, non so, 30.000 followers, tantissimi, tipo. Ripeto, Valeria per me è una mia eroina, ok? Perché punisce quelle 30.000 pecore. Lei ne ha un bel po' da punire, no? Ci pensa lei. Grazie Valeria, questo è un video dove mi complimento con il tuo operato. Non c'è nient'altro da dire, ragazzi. Cioè,
finché si tratta di, cioè, quando tu sei talmente stupido da cascarci, allora te lo meriti la punizione. Quindi questa persona mi diceva, quindi no, perché sei così negativo? Cioè, una volta che tu capisci che in quale situazione sei, allora potresti, magari, cosa che l'uomo non farà mai, infatti ho perso la speranza, uscire dalle illusioni che ti mettono intorno e magari deal with the reality, affrontare la realtà. Il problema è che l'affrontare la realtà non ho i coglioni nemmeno io. Perché con i numeri che abbiamo adesso e con la mentalità che abbiamo adesso sarebbe puro suicidio fare quello che ho in mente di fare io. Cioè, voglio dire, ripongo la domanda quindi. Tu, se ti trovi in una prigione dove praticamente sei in una cella e non hai la libertà di fare tutto quello che vuoi, io per dire adesso, se non lavoro i lavori che vuole il sistema, io non ho soldi. E anche se invece faccio i lavori che voglio io, tipo zappare la terra, con quello che produco lo vendo, il sistema non me lo lascia fare. E tu dici, ok, vabbè, mangio solo quello, cioè produco solo per me, ma produco solo quello che serve a me. E no, non lo puoi fare perché siccome sei uno schiavo, tu devi dare una tassa al sistema, perché il sistema deve costruire le strade e le scuole con quel tasso. E quindi questo ti fa capire che sono schiavo, no? Quindi una volta che abbiamo capito questo, tu quindi che ti trovi in una prigione, come il film Shawshank Redemption, cosa fai per uscire dalla prigione? La cosa più plausibile è fare una ribellione in quella prigione lì, usare un po' di violenza, perché non c'è furbizia qua, ragazzi. Perché il problema di questa prigione è che è ovunque, non è come la prigione così fisica, cioè la classica prigione, no? Questa è una prigione ovunque. E quindi non è che puoi dire, per dire, io uso un po' la testa e esco da questa prigione in modo furbo, senza ammazzare nessuno, senza usare violenza, senza niente. E poi sto fuori, via, ciao, sono libero. Nel nostro caso non funziona così. Nel nostro caso, praticamente, dovremmo fare fuori tutti. Non c'è altro modo qua. Ecco perché forse i cristiani forse hanno ragione, forse ci deve pensare Dio. E infatti forse Dio ci ha pensato, ragazzi, perché tutta questa gente qua, compresi questi che seguono questa qua, ricordo che l'eroe di questa gente qua è Trump. Trump è quello che ha fatto l'operazione Warp Speed per velocizzare la produzione dei succhi magici, no? Che ci hanno salvato. Quindi può darsi che i cristiani hanno ragione, ragazzi. Dio chiuderà gli occhi a quelli che non si meritano, che si meritano la punizione, e loro andranno con i loro piedi a morire. Quindi noi siamo super puliti a quel punto. Quindi alla fine sarei quasi anch'io, perché adesso farò vedere spezzoni di un video che ho visto soltanto, che non posso perdere tempo, dove lei ovviamente invita la pecora a non essere violenta, ovviamente, perché questo è il compito di chi ci controlla, non essere violenti, perché altrimenti sono cazzi. Quindi bisogna fare battaglie con raccomandate, pezzi di carta, insomma, e quello ci libererà. Quindi questo, ragazzi, io non lo so. Può darsi che effettivamente non ci sia veramente bisogno di violenza, ci penserà Dio, semplicemente chiudendo o aprendo gli occhi a chi deve farlo, e si beccano la punizione. Ma già in vita le persone stronze si beccano quello che si meritano. Quindi alla fine c'è un minimo di giustizia anche così. Anche se non sembra, insomma. Cioè, già una persona che è attirata dalle cose materiali già viene punita in vita, perché è come una macchina che si consuma piano piano, una macchina da corsa, piuttosto che una macchina che va più piano, no? Quella dura di più, ha una vita più tranquilla, dura di più. Invece una persona che vuole tanto, è arrivista, ama i soldi, ama la materia, è una persona che verrà consumata piano piano. Quindi, detto questo, diamo un'occhiata al volo a
alle poche cazzate che ho raccolto stamattina e vediamo cosa, con chi abbiamo a che fare. Allora, ragazzi, io mi potrei sbagliare, eh? Potrei sbagliare, ma se non sbaglio loro sono anche pro Putin. E insomma, c'è da. Quando siamo a questi livelli, ragazzi, che qui ammiriamo dei politici, che il tu non puoi fare il politico, non puoi arrivare lì in alto se non sei controllato, ovviamente. E ovviamente questo è un classico, e dicono questa è la controformazione, che esiste la massoneria buona e la massoneria cattiva, cioè la parte buona. No, entrambe sono state create, sia una parte che l'altra. Guarda, l'aquila con due teste è controllata da una, dalla corona qua. Questi sono gli opposti. L'aquila con due teste ha tanti significati, guarda sia a est che a ovest, cioè controlla tutto, tipo, no? Però è molto massonico e questo è nella bandiera della Russia, che loro amano così tanto, no? E insomma, che dire, quando loro pensano, insomma, che ci sono politici buoni. Non ho capito niente, perché la storia del coglione è stata portata avanti da tutti gli stati, tutte le nazioni, e quei pochi che hanno cercato di andare contro sono stati ammazzati, quei pochi presidenti, no? Che sono andati contro. E poi ci sono stati anche quelli che sono andati contro, però erano funzionali, come in Bielorussia, secondo me. Comunque, qui addirittura citano la verità, insomma, un giornale del sistema. Addirittura qui gli occhi lucidi per amore dell'Italia di Draghi. Siamo proprio a livelli. Poi qua non so se amano Montanali, no, ma mi potrei sbagliare. Questo, ricordiamo chi è Draghi, diciamo. È stato premiato con questa roba qua, insomma, chi ha occhi, insomma. Ma a questo punto, insomma, uno perde la speranza. Non so, voi sapete chi è Kissinger, ragazzi? Non lo so. E questa qua, la regina si sta facendo bella. E loro sono per la Costituzione, c'è la regina, la croce templare qua, insomma, i colori, questa bandiera massonica, c'è la stella, molto il pentagramma, diciamo. Beh, che dire, insomma. Stella, poi, che sarebbe questa luce qua, è Lucifero, però comunque sia, ragazzi, cosa ne sappiamo? Cosa ne sappiamo noi, poveracci, non capiamo niente. Ecco, sentiamo gli articoli, sono gli articoli che si trovano sul loro canale Telegram. Il succo magico. Succo magico made in Italy è super, ma i ricercatori sono rimasti soli, nessun investimento dallo Stato. Quindi loro, ovviamente, vogliono uno Stato. Diciamo. Io non è che sono un anarchico, però insomma, lo Stato è il grande che deve gestire questi bambini. Diciamo. E uno Stato più è grande, più ti vede come un numero, come un ingranaggio che non conti niente. E addirittura loro dicono: ah, ma noi l'abbiamo, anche noi, l'Italia ha inventato il succo magico che copre tutti. Dice qua, guarda. Infezione aziende private, continua così, vabbè. Ecco, il succo magico che copre tutte. Copre tutte le varianti. È super magico questo. Ragazzi, molto probabilmente tutta questa gente che segue questa qua ha preso il succo magico, ovviamente, perché io lo consigliavo anche il loro eroe, Trump, di prenderselo. Quindi fare un video su questa, cioè, qui siamo a livelli veramente di, cioè, troppo bassi, ragazzi. C'è poco da debunkare qua, cioè, cazzo. Grazie Presidente, una foto lì su. Grazie Presidente, perché oggi è San Mario. Auguri di buon onomastico, Presidente. Bellissimo. Che dire, insomma. Questo è il mio sfondo desktop. Ecco, infatti si vedono le icone qua.
E c'è questa bellissima foto di questo angelo qua. Angel of Death! E questo è il loro, il leader di questo gruppo qua. Qui stavo cercando di andare un po' oltre con la data. Sono andato al 2020, così spulciavo un po' di minchiate che hanno sul canale Telegram. E dice: gli americani li armano, a noi ci disarmano. Questo dicevano all'inizio. Poi una volta che acchiappano i polli, ovviamente gli dicono un'altra cosa che vedremo adesso, cioè di essere non violenti. Qui parlano anche dei crop circles, che ovviamente li fa il sistema stesso per farci credere che ci sono gli alieni, che fra poco entreranno in the stage, nel palcoscenico, fra poco vedremo gli alieni. Se ci sono gli alieni, ovviamente tutta la storia che noi siamo al centro, cioè noi siamo creati da Dio e tutto il resto che c'è intorno è fatto per noi, a quel punto noi diventiamo una delle tantissime miliardi di forme di vita su questo universo infinito. E loro parlano di questo crop circle. Ovviamente, essendo pro Trump, dicono: ecco, tutti questi cattivoni qua hanno arrestato i loro opponenti, e ci hanno messo anche Biden, come se quello che è opposto a Biden è tanto meglio, insomma. Cioè, che dire, insomma, questo è il loro eroe, che ricordiamo ha spinto i succhi magici e li ha creati con una velocità proprio. E poi c'era questa roba qua, che si diceva, insomma, altre, questa qua me l'aveva messo Fabio, l'aveva linkato in chat. Volevo tranquillizzare tutti e spiegare, poi insomma, Draghi è quello che rende finalmente l'acqua il bene pubblico. Quindi, bene pubblico, sapete cosa significa bene pubblico? Bene pubblico significa, cioè loro devono creare il problema, cioè tutte le ditte, il privato funziona male, ma ricordiamoci che il privato, chi è il grande privato, ragazzi, che gestisce le cose? Sono loro stessi, che non lo puoi gestire tu e io. Quindi loro dicono ai loro amici di rubare, inquinare, che le loro ditte siano disfunzionali, no? E poi a quel punto ci vorrà una centralizzazione come soluzione, no? Perché tutti diranno: ah, e infatti loro dicono qua, Draghi finalmente renderà l'acqua pubblica. Ma se si parte dall'acqua vuol dire tutto. Cioè, quello è la cosa, cioè, invece di avere la proprietà privata o il libero mercato, eccetera, eccetera, no, ci deve essere un ente, è lo Stato, cioè loro che ci controllano, che devono gestire tutto, perché a quel punto andrà tutto bene, non ci saranno problemi. Ma fai sognare la gente, insomma, va bene così. Ah, queste le schermate, andiamo al volo sui video, sui pezzi di questo video che avevo salvato. Vediamo questo qua, dove ci dice di non usare violenza a pecora. Sentiamo. È diritto e dovere, quindi la violazione dei concetti, delle norme di libertà, diventa una chiamata alla resistenza. Quindi sta dicendo che se quelli che ci controllano sono, non fanno il loro dovere, noi dobbiamo resistere. Però lei dice: non con la violenza. Aspetti delle norme di libertà diventa una chiamata alla resistenza. La resistenza però va specificato cosa voglia dire. La resistenza non è violenza, non può esserlo. Non può essere concepita come atto violento di sovversione, come di ribellione, come di chiamata alle armi e di eversione proprio nei confronti delle istituzioni. Ma scusa, ma non mi aveva messo in questa immagine qua poco fa? Che a noi ci disarmano e in America li armano? Dov'era, scusa? Andiamo a trovarlo subito. Qui. Ma gli americani che tu ami così tanto sono armati. Ed è perfettamente legale esserlo. Proprio per quello che ha detto adesso. Che se quelli che hanno questo potere così enorme, che noi popolo gli diamo questo potere di gestire un po' di cose, no? È molto probabile che quel potere lo insomma, li corromperà, no?
A quel punto c'è nelle costituzioni, almeno a parole, c'è la, il dovere del popolo di, no, il dovere, il diritto del popolo di ribellarsi. E in America si possono ribellare armati, ricordiamo, perché sono armati proprio per questo motivo qua. E qui dice lei: a noi ci disarmano. Scusa, ma se qui dici a noi ci disarmano, e qui in questo video dice che dobbiamo essere gandhiani, dobbiamo protestare, non lo so, con le raccomandate, ma protestando in piazza così con non so che cosa. La resistenza, dal latino resistere, cioè io continuo a stare fermo. Stare fermo, sta buono, stai fermo, devi stare morto, devi essere. Adotto dei comportamenti che siano di intralcio a che questa cosa venga perpetrata. Intralcio? Come avete intralciato il fatto che ci hanno chiuso in casa e non ci facevamo manco mai niente, manco uscire da casa se non avevamo la museruola? Come ci siete riusciti? Come? Noi tutti come stronzi abbiamo messo la cazzo di museruola per andare a mangiare. Perché ve lo siete scordati, pecore di merda? Schifose pecore che volete sognare. Quindi mi oppongo, se volete, in maniera gandhiana, stando fermi, non mi muovo, mi volete caricare. Ok? Gandhiana, in maniera gandhiana. Cari, mi prendete per le braccia? Ma... Sì, no, per le braccia. Gli indiani a poco sparavano. E loro stavano fermi come coglioni. Ragazzi, il sistema ama l'opposizione non violenta. Ma il problema è questo, ragazzi, che con la testa che abbiamo noi adesso, con il livello di divisione che abbiamo raggiunto, non è nemmeno concepito armarci. Non sapremo nemmeno come cazzo fare. Non abbiamo nemmeno una direzione. Il sistema invece una direzione, un'agenda ce l'ha, senza problemi. E siamo noi che qualsiasi lavoro facciamo lo mandiamo avanti, questa agenda. Qualsiasi lavoro, tutto è funzionale questa grande macchina. A partire dal lavoro più schifoso che c'è, che può essere il poliziotto, per dire, o il soldato, quello è proprio il cagnolino del potente tipo, per arrivare fino al lavoro più insignificante, quello che pulisce le strade, anche lui è funzionale. Le strade devono essere pulite, così possono passare le ambulanze che portano la gente a essere curata. Tutto funzionale. Però dobbiamo opporci in modo gandhiano. Io non cammino perché ho capito che state violando, siete in palese violazione del diritto naturale. Il diritto di resistenza esiste in tutte le costituzioni europee. Esiste nella costituzione tedesca, nella costituzione... Infatti abbiamo visto gente libera che con la museruola è stata costretta a entrare nei negozi dove ci si avvelena per trovare. C'è un po' di freddo qua, eh? Sto nel gulag. Devo andare lontano da voi, pecore. Non ci sono cazzi, preferisco stare qui con la neve piuttosto che stare in mezzo a voi. Siete malati mentali, siete. Spagnola, come dicevo prima. E io ringrazio Valeria Gentili che vi dà una bella punizione. Vi inculo alla grande. Andiamo alla prossima. Ecco, la Grecia invece ha protestato, perché anche loro nella loro costituzione hanno questa cosa qua, ma anche loro hanno protestato in modo pacifico e hanno vinto. Sentiamo quest'altra perla. Io vi faccio l'esempio della Costituzione greca, che a differenza della nostra, ma come molte altre, prevede il diritto di ribellione, ricordo, non violenta, per il popolo. All'articolo 120, comma 4. Ripeto, non violenta. Ricordo, non violenta, per il popolo. All'articolo 120, comma 4, recita così. L'osservanza della Costituzione riposa sul... Recita, è proprio una recita, ragazzi. Bisogna essere veramente, veramente deficienti per non capire, dopo il 2020, che quelli sono pezzi di carta, parole che non hanno nessun valore. Vi hanno chiuso in casa, avete dovuto tutti fare la spesa con la museruola. Cosa cazzo sognate ancora, poveracci? Il patriottismo dei greci, che hanno il diritto e il dovere di resistere con tutti i mezzi contro qualsiasi persona che ne tenga... Tutti i mezzi? Però in modo gandhiano. Senti l'abrogazione con la forza.
E mi sembra che i greci abbiano dimostrato di conoscere molto bene questo articolo. Abrogazione della forza, cioè parla di loro, cioè quelli in alto, non del popolo. Il popolo non si deve permettere di usare forza, ovviamente. Andiamo all'ultima perla, questo fatto di estratti così al volo. Addirittura qui parla bene delle Nazioni Unite, ragazzi. Quindi ci siamo dopo Draghi anche in Nazioni Unite. Diciamo... No. Se volete capire che cos'è il diritto naturale, basta andarsi a leggere, ma anche la stessa Carta dei diritti delle Nazioni Unite. Ho sentito bene? Delle Nazioni Unite ha detto? Naturale, basta andarsi a leggere, ma anche la stessa Carta dei diritti delle Nazioni Unite ne contiene molti di spunti. Ne contiene molti di spunti. Poi a un certo punto lei in questo video qua suggerisce un grande, secondo lei, Locke. Il filosofo, ragazzi, il compito del filosofo è giustificare la schiavitù con parole fighe, no? E diventano filosofi che si ricorderanno e si studieranno in futuro quelli che sono funzionali del sistema. Ma cosa ne sappiamo noi, poveracci? Chiudiamo qua e facciamo qualcosa di più produttivo. Ciao.